prima impressione che mi ha colpito molto è quando praticamente tutti mi hanno detto che non bisogna pensare solo alle distruzioni materiali, ma anche alle conseguenze sulle persone. Quando mi hanno detto siamo persone, siamo we are human beings, e non soltanto numeri di feriti, di morti o di vivi e di sopravvissuti, oppure budget per progetti di ricostruzione. Questo mi ha colpito molto. Una visita pastorale e di sostegno ai cristiani locali, quella che il patriarca di Gerusalemme e dei Latini ha fatto a Gaza nei giorni scorsi. Parole di commozione sono state espresse da Monsignor Pier Battista Pizzaballa per il popolo di Gaza ferito in seguito all'ultima guerra. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, più di 52.000 palestinesi sono rimasti sfollati, la maggior parte dei quali ora è rifugiato nelle scuole gestite dalla stessa organizzazione internazionale a Gaza. Ho 25 anni e sono rimasto terrorizzato e spaventato. Ho visto la morte con i miei occhi. Abbiamo evacuato la nostra casa due volte a causa della vicinanza degli attacchi. La situazione era molto difficile e sinceramente oggi sto pensando di emigrare, visto che non ci sono più le condizioni di sicurezza per restare qui. La Chiesa sta cercando in ogni modo di garantire opportunità di lavoro ai giovani per far sì che possano costruirsi una vita e un futuro qui. Il Patriarcato Latino si è impegnato già nel 2018 in questo importante progetto di creazione di posti di lavoro. Tutto è iniziato con un progetto relativamente modesto, circa 10 dipendenti, ed è gradualmente aumentato a 20, 30, 40 e ora abbiamo 65 giovani, in particolare a Gaza, impiegati attraverso un progetto di borse lavoro. Gli sforzi della Chiesa non si limitano solo a fornire opportunità di lavoro ai giovani, ma includono anche un sostegno morale e materiale. Abbiamo individuato 35 famiglie cristiane che hanno bisogno di aiuto e che saranno sostenute dal Patriarcato Latino, interamente o parzialmente a seconda delle situazioni. Abbiamo poi voluto dare ulteriori facilitazioni per gli studenti delle nostre scuole, tutti gli studenti, non solamente i cristiani, ma anche i musulmani. Devo aggiungere che l'appello che ho fatto alla nostra comunità, alla nostra diocesi, di sostegno alla comunità di Gaza ha dato un risultato positivo. Soltanto dalle zone di Palestina e Israele sono arrivati oltre 60.000 dollari. Una visita quella di Monsignor Pizzaballa che ha contribuito a rincuorare i parrocchiani, poiché oltre a far visita alle famiglie povere ed emarginate e agli ammalati, oltre alle celebrazioni religiose, ha trasmesso speranza e fiducia nonostante l'assedio e l'oppressione. Ai nostri cristiani devo dire innanzitutto non siete soli, siamo qui, siamo venuti anche proprio per questo, per esprimere concretamente la nostra vicinanza. Secondo, di non perdere coraggio, ho notato un po' di stanchezza, le ferite della guerra sono ancora aperte, psicologiche soprattutto, ho notato che molto spesso si usa la parola trauma, cosa che non sentivo prima, trauma molto forte, quindi non perdere coraggio, non perdere la speranza.